Ciao Bibliofili, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi finalmente, dopo un po' di ritardo, vi porto il Bookshelf Tour edizione 2018. Di solito il Bookshelf Tour lo faccio a maggio, siamo a giugno, ma capitemi, non avevo avuto assolutamente tempo fino a questo momento di registrare il Bookshelf Tour, che sapete è un video abbastanza difficile da fare, da registrare e da editare. Ora cercherò di utilizzare il cavalletto per un bel po' di scaffali, ma in realtà per alcuni, poiché il cavalletto non riesce ad andare troppo in basso o troppo in alto, dovrò tenere in mano la videocamera, quindi perdonate se alcune riprese saranno un po' meno belle di altre. Poiché non voglio che questo video duri troppo, che quindi io debba dividerlo in più parti, direi di iniziare subito. Quindi finalmente eccovi, Bookshelf Tour edizione 2018. Le mie librerie sono queste, sono tantissimi libri, come potete vedere, ecco perché cercherò di velocizzare il tutto e penso di partire dal basso verso l'alto. Iniziamo appunto da questa parte qui. Il primo scaffale che vi mostro è questo qui, ci sono vari libri, veramente tanti, più alcuni gadget, candele, collane e Funko Pop che ora andremo a togliere. Ecco qua lo scaffale libero. Primo libro è Warcross di Marilou. Circe di Madeleine Mirle, la stessa autrice della canzone di Achille. An Enchantment of Ravens di Margaret Rogerson. O Fire and Stars e Ink Mistress di Audrey Coulthard, sempre se il suo cognome si pronuncia così. L'antologia di Tricia Levenseller con Daughter of the Pirate King e Daughter of the Siren Queen. Qui abbiamo la versione italiana di Magic di Victoria Schwab e la versione Darker Shadow Magic esclusiva da collezione. Beyond the Darkened Shore di Jessica Leek. The Quick, Misteri, Vampiri e Sale da Tè di Lauren Howell e State of Sorrow di Melinda Salisbury. Abbiamo poi la trilogia di Darkest Shadow Magic di Victoria Schwab, quindi Darkest Shadow Magic, Gathering of Shadows e Conjuring of Light. E gli altri tre libri della mia adorata Victoria Schwab di Savage Song, Our Dark Duet e Vicious. La trilogia di Legend di Marilou, quindi Legend, Prodigy e Champion. Trilogia sempre di Marilou di The Young Elites con The Rose Society e The Midnight Star. L'ultimo libro è Witchborn di Nicholas Bowling e gli ultimi tre libri Nevernight di J. Christoph, To Kill a Kingdom di Alexander Christo e The Song of Achilles di Madeleine Miller. Secondo scaffale, questo qui dedicato alla Bella Bestia e ad Avatar di Sarah J. Maas, quindi non c'è molto da farvi vedere in realtà, perché come vedete sono per lo più gadget che libri. Comunque, vediamo subito. Uno dei pochi libri che devo mostrarvi è Lost in a Book di Jennifer Donnelly, sempre dedicato alla Bella e la Bestia, che è una storia originale. Ecco, così si vede meglio, c'è la luce che fa riflesso. Belle's Library, una raccolta dei libri che Belle ama con le citazioni che ama, che va anche a indicare in base ai personaggi della favola. Due manga della Bella e la Bestia, Belle's Tales e The Beast's Tales, che potete trovare anche in italiano. E il libro del film Beauty and the Beast in live action. Dall'altra parte abbiamo A Court of Thorns and Roses, A Court of Mist and Fury di Sarah J. Maas, seguito da A Court of Wings and Ruin, A Court of Frost and Starlight. Eccoli qui in tutto il loro splendore. E questo è quindi lo scaffale dedicato per lo più alla Bella Bestia e Avatar. Questo è il primo dei due scaffali dedicati ad Harry Potter. Ora, senza che io vi faccia vedere tutto, come potete vedere, qui c'è tutta la saga principale, quindi la prima edizione in italiano dal primo al settimo. Qui abbiamo invece i libri in inglese nel cofanetto in cui dietro c'è Hogwarts. Qui Harry Potter and the Philosopher's Stone, l'edizione che è uscita lo scorso anno per l'anniversario dei 20 anni. Qui, e questo riesco a prendervelo. La prima edizione di Animali Fantastici e dove trovarli, dove c'è tra l'altro scritto Newt Scamandro di Harry Potter. Questa qui è un'edizione di Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, sempre in inglese, però comprata a Parigi. Harry Potter and the Fri-Allos, quindi l'ultimo libro di Harry Potter, la prima edizione inglese che comprai pochi giorni dopo l'uscita a Oslo in Norvegia. Poi abbiamo Hogwarts Library, che contiene in inglese i libri sul Quidditch, sugli animali fantastici e le fiabe di Bedelbardo, le fiabe di Bedelbardo in italiano. Qui invece abbiamo lo script di Fantastic Beasts e Harry Potter and the Cursed Child. Lo secondo scaffale di Harry Potter, scusate per la ripresa così, ma il cavalletto non arriva. Quindi abbiamo Film Wizardry, quindi un libro tutto dedicato al film di Harry Potter. La valigia di Newt Scamander, Esplora i segreti del film, quindi stessa cosa però per animali fantastici, e i primi tre libri illustrati di Harry Potter in inglese. Dopodiché abbiamo solo gadget, foto e tutto il resto.
Allora ragazzi, per questa parte di libreria non posso usare il cavalletto, quindi scusate per le riprese tremolanti. Qui, come potete vedere, è un angolino dedicato ai gialli, per lo più con disgusto, di Inside Out. E abbiamo quindi The Casual Vacancy di J.K. Rowling, alcuni libri che odio Agatha Christie, gli unici per ora, ma li voglio praticamente tutti, soprattutto quelli di Poirot. Per ora ho 10 piccoli indiani, Assassino sull'Oriente Express, Poirot sul Nilo, Il Natale di Poirot e Corpi al Sole. E poi appunto questa trilogia di J.K. Rowling, anche se Robert Galbraith, dedicata ai gialli. Più in alto, come potete vedere, c'è questo angolo che viene protetto dal mio amato Iron Man, Tony Stark, con appunto i libri di Leigh Bardugo, amata Leigh Bardugo, quindi The Language of Thorns, che non poteva che essere messo così perché è troppo bello, la duologia di Six of Crows e Crooked Kingdom e la trilogia di Shadow and Bone con Sigen Storm e Rune and Rising. Che belli, guardateli! Con le pozioni di Harry Potter in primo piano abbiamo la saga del dominio di Licia Troisi, quindi Lame di Mira e Il Fuoco di Akrab, la trilogia di Half Bad, Half Wild e Half Lost di Sally Green e per ora tetralogia che attende l'ultimo libro di Magisterium di Cassandra Clare e Holly Black. Più in alto ancora, ultimo scaffale, i primi tre libri del Trono di Spade, per ora solo questi tre, è la trilogia di Graceling di Christine Cashore, quindi Fire, Graceling e Bitterblue. Ragazzi, poiché come vi ho detto all'inizio, alcuni scaffali, poiché troppo bassi o troppo alti, non riesco a registrarli con il cavalletto, questo è appunto uno in quanto li troviamo praticamente a terra, quindi iniziano un po' le riprese traballanti e fatte un po' diversamente. L'ultimo scaffale di questa libreria ha tutti i fumetti che non siano Bow Publishing, che hanno invece uno scaffale tutto per loro. A partire da qui abbiamo Francis di Loputin, poi dopodiché tutti i fumetti Tunue con Water Snakes di Tony Sandoval, Il piccolo Caronte di Sergio Algozzino e Debolallo, Nottetempo di Luca Russo, Echi Invisibili di Tony Sandoval e Graziella Padula, Victoria di Gaia Cardinali, Claire Malou di Tauro e Caricola, La principessa che amava i film horror, Vero Giramondo di Tradice e Turconi, La spaventosa paura di Epiphanie Frayer. Questi appunto tutti i Tunue, in particolare questi qui da Victoria a Epiphanie, tipi tondi. Dopodiché abbiamo il fumetto di Legion, che vi faccio vedere, eccolo qui, Femme Magnifique, altri fumetti Tunue con Il ritrovo degli inutili, Peace to V, Silverwood Lake, La memoria delle tartarughe marine e The Money Man. Tre fumetti per bambini della Canicola Edizioni con la mela mascherata, I gioielli di Elsa e Hansel e Gretel. Alcuni fumetti Canicola con Ragazze cattive, Orsis, abbiamo poi Il mio Salinger di Becco Giallo, Cattive ragazze, Junkie Cable di Claudio Avella, altri due manga della Canicola Edizioni con L'uomo senza talento e Il giovane Yoshio, e qui abbiamo dei manga, appunto Il cane che guarda le stelle, i primi due manga di Anna dei capelli rossi e il primo manga di Pandora Hearts. Proseguendo in alto abbiamo altri libri fantasy o contemporanei, molti libri. Il primo è Viking, Le ossa di Arda, abbiamo poi Capolinea per le stelle, The Siren, Melody di Sharon M. Draper, Due cuori a Parigi di Caroline Vermaale, dopodiché alcuni libri di Nicolas Barrault, quindi La ricetta del vero amore, Gli ingredienti segreti dell'amore, Con te fino alla fine del mondo e Il caffè dei piccoli miracoli. Poi abbiamo Harkam di Pierre Bordage, Il cavaliere d'inverno di Paulina Simons, Ross Poldark che attende di essere letto da non so quando, The Hate You Give, bellissimo, di Angie Thomas, Insegnami a vedere l'alba, Più veloce dei ricordi, Wonder, Noi siamo infinito, Io prima di te e La luna di miele a Parigi e La ragazza che hai lasciato, entrambi di Jojo Moyes, bellissimi. Hyperversum, anche lui attende di essere letto da non so quando. E poi tantissimi di Universale Economica Feltrinelli con La ragazza di Charlotte Street di Danny Wallace, sempre di Nicolas Barrault, Parigi è sempre una buona idea e Una sera a Parigi. Chiara Gamberalecorn per 10 minuti, i libri di Mattias Malzio e quindi La meccanica del cuore, L'uomo delle nuvole, Il bacio più breve della storia e due libri di Caroline Vermaale, La felicità delle piccole cose, Due biglietti per la felicità, La ragazza delle arance di Joycelyn Gardner, l'unico libro che mi è rimasto di Nicholas Sparks, ovvero Le pagine della nostra vita, Acqua agli elefanti di Sarah Gruen, che dovete leggere, è bellissimo, vi faccio vedere la cover perché c'è anche Robert Pattinson, mio Dio, è meraviglioso. E infine, Follemente felice di Jenny Lawson. In questo scaffale abbiamo una serie di libri, per lo più young adult, ma anche altri fantasy o distopici, con Funko Pop, Tsum Tsum, Candele, che adesso andrò a togliere.
I primi due libri sono Noi siamo tutto e Il sole è anche una stella di Nicola Yoon, Tuo Simon di Becky Albertalli e Poi ci sono io di Caitlin Glasgow, Sono i tuoi occhi di Jennifer Niven, The Bells di Donielle Clayton e Ti ho trovato fra le stelle di Francesca Zappia, la trilogia di Stephanie Perkins con Anne and the French Kiss, Lola and the Boy Next Door e Isla and the Happily Ever After. Per libri a tematiche LGBT meravigliosi, Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe di Benjamin Allied Science, We Are the Ants di Sean David Hutchinson e Autobiography di Christina Lauren. Poi la serie di Shatter Me di Tyre Mafi, quindi Shatter Me, Unite Me, che sono le novelle Destroy Me e Fracture Me, Unravel Me, Ignite Me e Restore Me. La regia di Captive Prince con Captive Prince, appunto, Prince Gambit e King's Rising di C.S. Packard. Tre Young Adult con All the Bright Places di Jennifer Niven, When Dimple Met Luigi di Sandia Menon e Histories All You Left Me di Adam Silvera. I due libri di Becky Albertalli, quindi Simon vs. The Homo Sapiens Agenda e The Upside of Unrequited. E infine i libri di Cornelia Funke con la trilogia del mondo d'inchiostro, quindi Cuore d'inchiostro, Veleno d'inchiostro e Alba d'inchiostro e il standalone Il Re dei Ladri. Qui invece abbiamo lo scaffale dedicato per lo più alla mitologia, vuoi nordica, vuoi greca, vuoi boh, dove abbiamo tutti i libri di Rick Riordan, anche qui tantissimi gadget fra Funko Pop, spille e tutto il resto. Abbiamo il fumetto di Percy Jackson, Il Dei dell'Olimpo, Il Ladro di Fulmini di Rick Riordan. Senza che poi ve li esco perché sono quelli che conoscete, qui abbiamo tutta la saga principale, quindi Percy Jackson e Il Dei dell'Olimpo, i primi due volumi infessibili di Percy Jackson, Eroi dell'Olimpo, gli altri volumi di Percy Jackson, Eroi dell'Olimpo, la trilogia di Magnus Chase, faccio vedere il primo, che è La Spada del Guerriero e poi sono seguiti dagli altri due, e i primi due libri delle sfide di Apollo, il primo è L'oracolo nascosto. Dopodiché ci sono due libri dedicati a Loki e alla mitologia norrena, con Il canto del ribelle di Jane Harris e Norse Mythology di Neil Gaiman, e due fumetti dedicati sempre al dio degli inganni, quindi Loki Agent of Asgard e Loki Journey into Mystery. Come potete vedere, questo invece è lo scaffale dedicato a Tolkien, c'è veramente di tutto qui. Ora cerco di farvi vedere i libri perché alla fine dello scaffale, come potete vedere, ci sono tutti i DVD, sia normali, sia edizione estesa, sia del Signore degli Anelli, sia della trilogia dello Hobbit. I primi libri sono Lettere di Babbo Natale di Tolkien e Il Signore degli Anelli, Figli di Urin e Beren e Lúthien, Il Fabbro di Hutton Major e Il Silmarillion di Tolkien, ovviamente. Ed infine le mie tre edizioni dello Hobbit, L'Hobbit Annotato, L'Hobbit La Riconquista del Tesoro e The Hobbit, la versione inglese. Questo scaffale, come potete ben vedere, è tutto dedicato ai fumetti Bao Publishing. Sono su una sedia e spero di non morire per farveli vedere. Comunque abbiamo i primi due volumi di Skydoll, Iperurania, Indomite, Il Porto Proibito e Non stancarti di andare di Radice Turconi, Kobane Calling di Zero Calcare, i due volumi di Aiuto, 12 di Zero Calcare, Kids with Guns, poi abbiamo tre volumi di Zero Calcare con Dimentica il mio nome, Macerie prime e Macerie prime 6 mesi dopo, Axa, Freezer, altro Zero Calcare con La profezia dell'armadillo, Un polpo alla gola, Ogni maledetto lunedì su due e L'elenco telefonico degli accolli, Gli anni che restano, Un anno senza te, La giusta mezz'ora, Nimona, che però è in inglese, Residenza Arcadia, Guardati dal beluga magico, entrambi Daniel Coelho, Stelle o sparo, tre fumetti di Madrigal, quindi Un lavoro vero, Va tutto bene, Berlino 2.0, Senza ombra, Non è te che aspettavo, La principessa spaventapasseri, Basilico e Le ragazze nello studio di Munari. Allora, questa libreria comincia con questo scaffale dove abbiamo per lo più i libri di autori emergenti e poi altri libri sinceramente messi un po' a caso perché non so mai dove metterli questi libri. Comunque, abbiamo Una ragazza affidabile di Sirena Santori, Nostalgia del sangue di Dario Correnti, I figli del male di Antonio Lanzetta, Il profumo del mosso e dei ricordi di Alessia Coppola, la duologia di Beauty and Cyborg di Miriam Ciraolo, in realtà duologia, primo libro e spin-off, la trilogia di Alice di Alessia Coppola, qui, anche Wolfheart e Vision di Alessia Coppola, Ferin di Sara Bianca, la duologia per ora di Absence di Chiara Panzuti, i due libri di Cronache dell'Eternità di Elena Paoli, Si scioglie di Light Spit, Cassandra di Crystal Wolf, i primi due libri della saga di Night School di C.J. Daughtry, Chocolat di John Harris, Cristiani di Allah di Massimo Carlotto e Love, Rosie di Cecilia Ayrn.
Proseguendo più in alto, questo scaffale è praticamente dedicato ai libri per bambini o comunque alcuni fumetti e manga. All'inizio abbiamo appunto i primi due fumetti che sono in chiave Disney, rivisitazioni di Dracula e dell'Isola del Tesoro. Il primo fumetto delle Witch, La Regina delle Neve e altri racconti di Hans Christian Andersen e Monster Calls di Patrick Ness, Hook, cioè il libro dedicato a questo film meraviglioso. Il gatto con gli stivali e altre storie di gatti, Momo di Michael Ende, Le cronache di Narnia, storia di una gabbianella del gatto che le insegnò a volare, La storia infinita, Pomidottone e Manici di Scopa, Alice nel Paese delle Meraviglie, Charlie and the Chocolate Factory, Libro della Giungla, L'Isola del Tesoro. Poi abbiamo queste bellissime versioni di Alice, Il Canto di Natale, Il Mago di Oz, Il Libro della Giungla, Pinocchio e Peter Pan, La Fabbrica di Cioccolato, James e la Pesca Gigante, A Wrinkle in Time, Il Mago di Oz, Tarzan delle Scimmie, Il Piccolo Principe, poi Fiabe d'Amore, dove c'è ad esempio anche La Bella e la Bestia. Qui abbiamo tutti i miei manga per ora di Sailor Moon, guardate quanto sono belli, e qui l'edizione di Topolino dedicata al Salone del Libro di quest'anno. Questo scaffale presenta un bel po' di fantasy e distopici e qualche young adult, anche qui Funko Pop e Tsum Tsum come gadget. La prima trilogia è quella di The Queen of the Tearling con The Invasion of the Tearling e The Fate of the Tearling di Erika Johansen. Abbiamo poi la duologia di Passenger e Traveler di Alexandra Bracken. I libri della saga di Regina Rossa di Victoria Heveyard, quindi Regina Rossa, Spada di Vetro, Gabbia del Re e Cruel Crown, che è presente solo in inglese, che è appunto presenta due novelle e devo ancora comprare perché non è ancora uscito in italiano, Tempesta di Guerra, l'ultimo libro. La trilogia di Rebel, quindi di Erin Hamilton, con Rebel il deserto in fiamme, Rebel il tradimento e Rebel la nuova alba. Craved Mark di Veronica Roth, I predestinati, che attende di avere il seguito al suo fianco. Lo straordinario mondo di Ava Lavender di Leslie Walton e Dreamology di Lucy Keating. Titaro il sole e il cielo ovunque di Jandy Nelson. Le due raccolte di novelle My True Love Gave to Me, 12 Holiday Stories e Summer Days and Summer Night, 12 Love Stories, quindi dedicate o all'inverno o all'estate. La duologia di René Adier con La moglie del califfo e La rosa del califfo. E la trilogia di The Falconer di Elizabeth May, seguito da The Vanishing Throne e The Fallen Kingdom. Anche in questo scaffale un bel po' di fantasy e distopici, vi tolgo i soliti Funko Pop e Tsum Tsum. I primi due libri sono entrambi di Marissa Meyer con Heartless e Renegades, poi The Cruel Prince di Holly Black e Flame in the Mist di René Adier, Stalking Jack the Ripper e Hunting Prince Dracula di Kerry Maniscalco, The Diabolic e The Empress di S.J. Kincaid, i due libri di Ashley Poston con Ghicarella e Heart of Iron, poi Death Inevitable Victorian Thing, scusate c'è il riflesso, e The Rest of Us Just Live Here di Patrick Ness, il primo invece di E.K. Johnson. Abbiamo poi tre libri meravigliosi, ovvero Silver in the Blood di Jessica De Jorge, Eliza and the Monster di Francesca Zappia e Hunted di Megan Spooner. La saga di Three Dark Crowns di Kendra Blake con anche One Dark Throne, che è il secondo, e Queens of Fenbird, che è praticamente una raccolta di novelle. La saga di Dorothy Must Die di Daniel Page, seguita da The Wicked Will Rise, Yellow Brick War e The End of Oz. Tre libri di novelle, Dorothy Must Die Stories 1, 2 e 3. Uno dei due scaffali dedicati a Shadowhunters di Cassandra Clare, senza che vi faccio vedere tutto, abbiamo all'inizio due libri, ovvero Il codice di Shadowhunters e History of Notable Shadowhunters e Citizen of Downworld, che è praticamente l'insieme delle illustrazioni di Cassandra Gin. Dopodiché, come potete vedere, abbiamo la trilogia delle origini, tutta la saga di The Mortal Instrument, quindi 6 volumi di The Mortal Instrument, The Bane Chronicles, Tales of the Shadowhunters Academy, i primi due libri di The Dark Artificies, quindi Lady Midnight e Lord of Shadows. Secondo scaffale dedicato a Shadowhunters con tantissimi Funko Pop, anche in questo caso è inutile che io vi prenda i libri uno per uno perché li conoscete. Abbiamo all'inizio il coloring book in italiano, dopodiché tutto la saga in italiano, quindi sia le origini, sia The Mortal Instruments, sia le cronache di Magnus Bane, in rigida ho solo Città del Fuoco Celeste e le cronache d'Accademia Shadowhunters e il codice. Questa è l'edizione City of Bones dedicata appunto all'anniversario, il decimo anniversario dell'uscita di Città di Ossa, e i due libri in edizione speciale Waterstone di Lady Midnight e Lord of Shadows.
All'ultimo scaffale di questa piccola parte di libreria abbiamo Fidanzati dell'inverno, la trilogia di Jocelyn Angelini con Attraverso il fuoco, Il rogo della strega e Il potere del fuoco, Il dominio del fuoco e una fiamma nella notte di Sabatahir e Le parole segrete di Joan Harris. Questo scaffale è piccino e contiene praticamente tutta la collezione di Ranma un mezzo, quindi fumetti, la prima edizione Star Comics. Questo scaffale è dedicato al Trono di Ghiaccio, quindi potete vedere tutti i libri della saga usciti in inglese fino a questo momento, con Cenerentola che li protegge, quindi The Assassin's Blade, Throne of Grass, Crown of Midnight, Heir of Fire, Queen of Shadows, Empire of Storms e Tower of Dawn. Questo scaffale invece è dedicato alla mia amata Rainbow Rowell, quindi abbiamo i libri in edizione speciale di Fangirl e Eleanor and Park, edizione normale di Fangirl e Eleanor and Park, Attachments, Landline, Kindred Spirit e le due edizioni che ho di Carry On, quindi sia questa con Simon e Buzz in copertina, sia l'edizione in copertina rigida. Questo è lo scaffale meraviglioso dedicato alle mie adorate e amatissime Cronache Lunari, con Rapunzel in due versioni. Abbiamo appunto le prime due graphic novel e uniche graphic novel di Wires and Nerve, Firest, Cinder, Scarlet, Cress, Winter e Stars Above, quindi tutta la saga di Marissa Meyer delle Cronache Lunari. C'è poi questo scaffale dedicato a Sherlock Holmes, dove ci sono alcuni libri, appunto, i manga ovviamente di Sherlock Holmes. I libri che posseggo sono Le avventure di Sherlock Holmes, Elementary Puzzle, The Sign of Four, Il mastino dei Baskerville e Il segno dei quattro. Ultimo scaffale dedicato a Stephanie Meyer di Twilight, in realtà c'è anche L'ospite, poi tutta la saga di Twilight, un altro libro di Twilight è Life and Death. Ora ragazzi, ultima parte di questo bookshelf tour sono tutti questi libri, che sono praticamente i miei classici. Ora, perdonatemi, ma sono su una sedia in bilico e quindi non ve li posso far vedere. In realtà all'inizio abbiamo una serie di giornali che ho comprato, vuoi qui, vuoi a Londra, dedicati a Tom Hiddleston oppure ad altri attori barra film Marvel che mi piacciono. Dopodiché iniziano effettivamente tutti i miei libri. Oh mio Dio, classici, speriamo di riuscire a fare questa ripresa. I promessi sposi di Manzoni, Shakespeare, Le grandi tragedie, Zorro di Isabella Allende, poesie di Garcia Lorca, La favola di amore psiche di Apuleio, Così parlò Zarathustra di Nietzsche, La coscienza di Zeno di Svevo, Sweeney Todd, Il ritratto di Dorian Gray, I fiori del male e tutte le poesie di Baudelaire, Antologia di Spoon River di E.L. Master, La primula rossa di Emma Orsky, Piccole donne, La luna e i falò, La nascita della tragedia di Nietzsche, Gita al faro di Virginia Woolf, Il fu Mattia Pascal, Senilità e le vergini delle rocce, Calvino con I nostri antenati, una raccolta di tre storie, Il piacere di D'Annunzio, Madame Bovary, Cime tempestose e Anna Karenina, due libri dedicati ai miti nordici, Ragione e sentimento, Il diario di Maria Antonietta, Elogio alla follia, della follia di Erasmo da Rotterdam, Diario del seduttore di Kierkegaard, Il fantasma di Carterville di Wilde e Verga i Malavoglia. Canti di leopardi, Le favole di Esopo, Ultime lettere di Jacopo Ortis di Foscolo, Notre Dame de Paris di Victor Hugo, Bellamy di Maupassant, I sonetti di Shakespeare, Emma e Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, Coriolano di Shakespeare, Dracula di Bram Stoker. Abbiamo poi i libri di Barrico, quindi Oceano Mare, Seta, Omero, Iliade e Castelli di Rabbia. I libri meravigliosi di Eva Cantarella, quelli qui, con L'amore è un Dio, Dammi mille baci, Itaca, Passato prossimo e L'ambiguo malanno. Il sentiero dei nidi di ragno di Calvino. La fattoria degli animali e 1984 di George Orwell. Il grande Gatsby di Fitzgerald. Di Thomas Mallory, Storie di virtù dei suoi cavalieri. Primo Levi con Se questo è un uomo e la tregua, le poesie di Montale, Al di là del bene e del male di Nietzsche, Nessuno, Uno nessuno e centomila di Luigi Pirandello, Nietzsche con Ecce Homo, Sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare, Un libro sull'amicizia di Cicerone, Plutarco con L'arte di ascoltare e Calvino con Il visconte dimezzato, I tre moschettieri di Dumas, Jane Eyre di Charlotte Bronte, Brecht con Vita di Galileo, La brevità della vita di Seneca, due libri di Schopenhauer con L'arte di trattare le donne e L'arte di conoscere se stessi e poi un libricino su aforismi dell'amore.
Bene ragazzi, abbiamo finalmente finito, io credo di aver sudato più di tutta la mia vita per fare questo video, l'ho fatto molto velocemente, me ne rendo conto, alcuni scaffali non potevo farveli vedere meglio per problemi, come vi ho detto, del cavalletto, spero che comunque questo bookshelf tour un po' accelerato rispetto a quello dell'anno scorso, che infatti ho dovuto dividere in due video, vi sia comunque piaciuto. E niente, questa quindi tutta la mia libreria, sono appunto 3 librerie grandi e 2 piccoline, che comunque sono sempre in cambiamento, come sapete, quindi spero che questo bookshelf tour appunto vi sia piaciuto, fatemelo sapere, lascerò tutti i link dei miei social qui sotto nell'info box, come sapete, link di Instagram, l'affiliazione di Amazon, lo sconto di Pampling, e niente, quest'anno il bookshelf tour è fatto, mio Dio sono troppo contenta, comunque spero che vi sia piaciuto, davvero fatemelo sapere, e niente, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!